Abbiamo finalmente assistito alla trasformazione definitiva, quella in cui Dragon Age diventa Hogwarts Legacy. Weyla, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video per parlare insieme di Dragon Age The Veilguard, il nuovo titolo targato BioWare che riprende quindi la numerazione principale di Dragon Age, questo grandissimo GDR occidentale a tema Dark Fantasy, che si è mostrato in un gameplay di 20 minuti dopo essersi fatto vedere per un trailer sempre abbastanza lungo ma senza gameplay. Quella era semplicemente una cinematica per capire un po' quali erano i personaggi protagonisti già all'Xbox Games Showcase di quest'anno. Si è mostrato quindi lungamente con un gameplay di 20 minuti e nessuno sembra essere contento. E il motivo è presto detto: quello che abbiamo visto non è Dragon Age. Ecco, io vorrei partire da un altro titolo però, che non è Dragon Age, bensì Baldur's Gate 3, perché c'è una importantissima lezione che Baldur's Gate 3 ci ha dato in quanto giocatori, ma anche in quanto utenti economici, quindi acquirenti all'interno del mondo videoludico, e che però non è bastato invece alle software house per capire un pochino quello che vogliono i giocatori. Perché Baldur's Gate 3, lo sappiamo, è un videogioco che ha conquistato utenza, mercato e anche critica, e che è stato rivoluzionario all'interno del suo genere, ma anche nel modo in cui è riuscito ad avvicinare tantissime persone a un genere che magari prima nemmeno pensavano gli piacesse. È stato un successo enorme, è stato un successo nonostante la sua complessità di gioco incredibile, nonostante la sua lunghezza, la sua longevità enorme, quindi tutte componenti che in qualche modo potevano scoraggiare gli utenti più spassionati. E invece Baldur's Gate 3, in un anno in cui ha dovuto competere con Spider-Man 2, Zelda Tears of the Kingdom, quindi con delle colonne enormi da un punto di vista di vendite del mercato videoludico, ha conquistato tutti. Baldur's Gate 3 ha sovrastato tutti, lo stesso Alan Wake 2, ed è diventato un emblema del gioco di ruolo classico a turni fatto bene con una complessità spaventosa. Quindi avrebbe dovuto insegnare al mercato Baldur's Gate 3 che videogiochi anche così complessi di ruolo possono conquistare il pubblico se sono fatti bene. E poi cosa succede? Arriva il gameplay di 20 minuti di Dragon Age, che è una delle ultime IP storicamente rimaste di gioco di ruolo occidentale fatto bene, quindi con scelte e conseguenze, con varie diramazioni di trama, con tanta anche complessità nel creare il proprio party, nel gestire i propri companion. Arriva questo gameplay di 20 minuti e ci ritroviamo davanti un Hogwarts Legacy con combattimento all'arma bianca, anche se poi ci sono pure le magie, quindi potremmo definirlo un Hogwarts Legacy vero e proprio. E il paragone non l'ho copiato da nessuno, mi è venuto in mente subito appena ho visto questo gameplay, e il fatto che ne stiano parlando tutti paragonandolo a Hogwarts Legacy vuol dire che è veramente identico, perché una cosa è che lo nota una persona, una cosa è che lo notano due persone, ma se lo stiamo notando tutti vuol dire che effettivamente hanno preso tantissimo da Hogwarts Legacy, che per carità è stato un grandissimo titolo di successo all'interno del contesto vendite, perché poi per quanto riguarda la qualità oggettiva ci sarebbe molto da dire su Hogwarts Legacy, ma per quanto riguarda invece i fan di Harry Potter, di tutto quel mondo, e per quanto riguarda anche le vendite, questo stesso mese, se non mi sbaglio, è schizzato in classifica come primo in UK, proprio perché è stato annunciato, sono stati annunciati nuovi contenuti che in realtà sono veramente pochissimi in questo Hogwarts Legacy. Però Dragon Age è un'altra cosa. Dragon Age è un gioco di ruolo, un gioco in cui appunto ci sono le scelte, in cui ci dovrebbe essere una gestione un po' più complessa, dovrebbe essere un po' meno action. E quindi andiamo nello specifico di ciò che non mi è piaciuto. Dopo aver detto che è molto simile in termini di combattimento a Hogwarts Legacy, ma anche in termini di animazione e di stile artistico dei personaggi, è chiaro che ci sia stata una semplificazione enorme, anche un cambiamento enorme in termini di meccaniche di combattimento e anche ruolistiche. In combattimento l'abbiamo visto, sembra tutto molto action, tutto molto immediato, che a volte è un complimento che si fa a un titolo, in questo caso direi che non lo è, perché, ripeto, c'è una differenza tra Hogwarts Legacy, che vuole essere dichiaratamente action, e Dragon Age, che è storicamente un gioco di ruolo. Inoltre, anche a livello di meccaniche ruolistiche, chiaramente queste non le possiamo giudicare già da questi 20 minuti, però
effettivamente le scelte di dialogo che sono state fatte vedere forse non sono state le più azzeccate da far vedere, perché erano delle scelte che non avevano impatto su quello che succedeva. Ripeto, magari era un prologo, magari hanno saltato scelte di dialogo, hanno fatto dei tagli per non fare spoiler. Questo lo giudicheremo in seguito. Dal punto di vista del combattimento, non solo è molto semplificato perché appunto non abbiamo la gestione dei companion, non abbiamo la pausa tattica che era un elemento fondamentale. Cioè, ragazzi, io nel primo Dragon Age Origins credo veramente di averlo giocato a turni, cioè di averlo giocato come ho giocato Pillars of Eternity, per capirci, perché la pausa tattica io forse esageravo, ma per me era tutto in pausa il gioco, cioè era talmente difficile a volte il combattimento che dovevo utilizzare costantemente la pausa tattica. Cioè, per me non è stato un gioco di ruolo con combattimento in tempo reale e quindi action, è stato un gioco di ruolo con pausa tattica, quindi con combattimento in pratica a turni in cui pianificavo tutto. Ora, non dico che debba essere lo stesso questo Dragon Age The Veilguard, perché i tempi sono cambiati, si vuole un po' più di azione, eccetera. Però così, veramente, senza pausa tattica, senza nulla, non è più Dragon Age. Allora chiamatelo in un altro modo, perché Dragon Age aveva quelle caratteristiche. E lo stesso Inquisition, che già cominciava a essere più action, comunque aveva una pianificazione maggiore, una gestione dei companion migliore, ma maggiore in realtà, cioè si poteva fare qua. Sembra non esserci nulla di tutto ciò. E qualcuno potrebbe dirmi: però le sequenze scriptate e le animazioni facciali ne hanno risentito in positivo, perché adesso tutto è stato reso più cinematografico. Manco quello! Le animazioni facciali sono indietro di una generazione, potrebbero tranquillamente essere cross-gen, ma in realtà in generazioni precedenti ce n'erano già di migliori, come per esempio Death Stranding. Le sequenze scriptate sono abbastanza imbarazzanti, cioè non sono manco cinematografiche. Quindi io non capisco quale sia stato il compromesso, cioè se tu levi complessità al combat system per magari darmi delle sequenze un po' più scriptate che rendono tutto più scenico, più cinematografico, alzo le mani, è una scelta, ci può stare, anche se non l'apprezzo in questo caso, non l'avrei comunque apprezzata, ma qua è elevato da un lato e dall'altro, quindi cosa rimane? Intelligenza artificiale, ragazzi, possiamo stendere un velo pietoso perché veramente. Quando ho visto i nemici che si facevano prendere a padellate sulle gengive senza muoversi, a volte di faccia a faccia con il protagonista, lo guardavano e aspettavano che venissero menati. Cioè, ora ancora deve uscire il gioco, aspettiamo di vedere la versione definitiva, bla bla bla, le sappiamo queste cose. Noi stiamo giudicando 20 minuti di gioco, di gameplay che però hanno deciso loro di mostrare, eh? Cioè nessuno li ha costretti. Oppure nessuno li ha costretti a mostrare quella parte, se era così brutta, potevano mostrarne un'altra. Hanno scelto loro di mostrare quella e noi ci affidiamo a quella parte che hanno mostrato. L'intelligenza artificiale è imbarazzante. Passando poi all'ultima cosa, ovvero l'atmosfera, che è sicuramente meno dark fantasy, che era ciò che contraddistingueva comunque Dragon Age, un'atmosfera fantasy, ma dark, cioè abbastanza cruenta, abbastanza tosta, e invece qua, non lo so, mi sembrava tutto un po' più magico, ecco, meno dark. Non so come spiegarlo, ma credo che meno dark si capisca. Quindi tutto questo mi porta a dire che quello che abbiamo visto potrebbe essere un bel action, anche se il combattimento per me va rivisto e soprattutto l'intelligenza artificiale, se no si poteva chiamare in qualsiasi modo, ma comunque non veniva bene. Potrebbe comunque essere un bell'action, se ha una bella storia, se ci sono delle scelte che secondo me comunque ci saranno, bisogna vedere quanto impatteranno sullo svolgimento degli eventi. Potrebbe esserlo, ma non mi sembra Dragon Age. Insomma, questo difficilmente, su questo difficilmente cambierò idea. Resta il fatto che bisogna provarlo. Le mie critiche forse sono esagerate, ma credo che siano state le critiche di tanti amanti di questa IP, di questa serie, che ritorna dopo tanto tempo, quasi 10 anni, se non 10 anni, dall'ultimo capitolo Inquisition, che comunque se non mi sbaglio aveva pure vinto il GOTY, tanto era stato apprezzato nonostante la deriva action che già stava iniziando, ma questo The Veilguard è veramente esageratamente action, cioè non sembra più un gioco di ruolo. E come vi ho detto, se ripenso alla mia esperienza, soprattutto con Dragon Age Origins, quindi con il capostipite della serie, che era un gioco di ruolo molto prima di essere un gioco action, assolutamente. Le meccaniche di ruolo erano fondamentali e non ritrovo la stessa qualità.
non ritrovo lo stesso genere, anche probabilmente da un punto di vista videoludico. E quindi ragazzi, queste erano semplicemente delle idee, delle opinioni preliminari in base a quello che ci hanno fatto vedere di questo Dragon Age The Veilguard, ma vorrei sapere veramente, in questo caso più di altri, da voi cosa ne pensate, perché magari il mio giudizio è offuscato dall'amore che ho verso BioWare e che mi porta a dire che spero veramente che questo The Veilguard non significhi che anche il prossimo Mass Effect avrà questa deriva totalmente action, perché ciò che mi ha fatto innamorare ancora più che di Dragon Age, di Mass Effect e di BioWare era la libertà di scelta e la libertà di condizionare gli eventi anche tra un capitolo e l'altro. Le scelte che facevi nel primo Mass Effect si ripercutevano nel terzo e così via. Questo secondo me non deve essere perso da BioWare se non rischi di diventare una software house come tutte le altre. Quindi come vi dicevo, fatemi sapere in un commento cosa ne pensate e parliamone insieme. Mi raccomando, lasciate anche un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per supportare tutti i miei contenuti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!